iscritto a parlare l'onorevole Tofalo. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Oggi voglio condividere in quest'Aula le assurde vicende giudiziarie che hanno indignato ancora una volta i cittadini onesti della mia Salerno ed hanno per l'ennesima volta offeso la credibilità di una regione, la Regione Campania. Ebbene, il sindaco di Salerno, nonché ex doppio poltronista senza deleghe in attesa di decadenza, nonché commissario promotore del cancro inceneritore, è stato condannato per abuso d'ufficio. Ebbene sì, Vincenzo De Luca è stato condannato per abuso d'ufficio. Questo è il cambiamento che si proponeva, che ancora si propone, il rottamatore Matteo Renzi. Opere incompiute, cementificazione selvaggia, offese gratuite ai cittadini attraverso i media, campagne elettorali a nostre spese, sono solo alcune delle cose che abbiamo contrastato in questo lungo cammino con i miei compagni Andrea Cioffi, Mimmo Pisano, Isabella Di Nolfi e Silvia Giordano, ma l'elenco sarebbe davvero molto lungo. Presidente, in questi lunghi 22 anni a Salerno abbiamo assistito ad una capillare gestione del potere delle clientele che ha generato una propaganda degna dei più gravi totalitarismi. Questo è Salerno, i cittadini forse sono distratti dagli affanni quotidiani, ma di certo non li giustifico. Allora oggi voglio fare un appello a tutti i salernitani onesti di cogliere questa occasione al balzo e di non fare più soltanto gli osservatori, ma di partecipare attivamente alla vita politica della città e di riprenderci le nostre istituzioni anche lì. Grazie. Grazie a lei.